Oh, non si apprende. L'azienda a rincontrarci se il percorso di cassa di mobilità si è concluso per ridiscutere della mobilità poi anche per gli altri eventualmente. Quindi stiamo mettendo a posto un po' di punti. La volontarietà ci mancherebbe, è su base volontaria, nessuno viene imposto. Loro hanno la discrezionalità su alcune figure di dire sì o no, perché comunque la legge glielo permette, non è quello lì. Dopodiché quello che è un dato da capire è anche il criterio, ora stiamo ragionando sul criterio, perché qui non è un caso dove probabilmente la gente ha delle speranze certe sull'attività continuativa dell'azienda. Non sappiamo se l'azienda avrà poi un seguito o meno, quello non sappiamo. Pertanto, siccome prevediamo che molte persone vorranno andare in mobilità, abbiamo bisogno anche di criteri certi, sicuri, che poi non diano degli ostruzionismi all'interno per lavoratori. Quindi il percorso sta andando avanti, abbiamo sottolineato, abbiamo messo dei puntini sulle i dove andavano messi, abbiamo ricordato che alcuni criteri vanno inseriti nel verbale e su quella. Adesso stiamo discutendo, in conclusione del verbale, di quelle che sono le nostre richieste. Noi vogliamo sapere nome e cognome, se esiste gambiera a casa. Se esiste un'azienda interessata o delle aziende interessate. In secondo luogo, quello che chiediamo a voce alta è un percorso riguardante le attività il coinvolgimento di riqualificazione e riprofessionalizzazione dei lavoratori tramite le politiche attive che ogni regione ha in programma, perché quelli sono degli impegni anche che ci dicono domani i lavoratori che strada possono avere. Questo è qua. Okay. Adesso continuiamo. L'Unindustria. Com'è pioveva e qua la riunione è finita. Ha detto. Attendiamo il signor Danilo Maggiore che ci illustri la puttana di Eva. Oggi si è conclusa un'altra tappa della vicenda della divertenza Nordist Service, una tappa che riguarda appunto un documento riguardante la messa in mobilità per 299 dipendenti, su base volontaria ovviamente, e la quale entro ottobre devono presentare tutti i lavoratori la loro adesione qualora ritenessero di voler andare in mobilità. Quello che abbiamo fortemente chiesto oggi al dottor Casonato è di avere finalmente dei nomi, se ci sono appunto degli interessati ad acquisire l'azienda. Su questo non abbiamo ricevuto una risposta completa, in quanto non ha voluto darci dei nomi, ecco. Dice che ancora deve portare avanti dei percorsi. Per noi non è soddisfacente, per noi finché non c'è qualcuno con nome e cognome che ci viene detto ufficialmente è come se non c'è nessuno che vuole acquistare. A tal proposito, essendo che dobbiamo guardare a oggi, non a chissà cosa, quando e dove, quello che abbiamo chiesto ufficialmente è l'apertura di un tavolo di discussione che coinvolga le politiche attive di tutte le regioni, politiche attive che prevedono riqualificazione e riprofessionalizzazione dei dipendenti, che un domani non è detto per forza devono continuare a lavorare nel settore vigilanza, uscendo da un corso di riprofessionalizzazione saranno sicuramente idonei per nuove attività lavorative.